Sono troppo grande per giocare col DAS. Ma chi l'ha detto? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ma chi lo ha detto che non posso più giocare col DAS? Non lo ha detto nessuno, infatti. Anzi, in questo video vi dimostrerò come è divertente e può essere anche costruttivo e creativo giocare, o anzi meglio, creare con il DAS della fila a qualunque età, creando anche dei progetti che siano maggiormente adulti e meno riconducibili di solito a questa pasta modellabile che si fa risalire all'età adolescenziale o addirittura all'età dei bimbi. Io ho ricordi stupendi con il DAS e quando la fila mi ha contattata per propormi di provare alcuni dei loro prodotti sono stata contentissima di accettare. Questo non è un video in collaborazione con la fila, nel senso che la fila non mi paga per fare questo video. Voi lo sapete, tutti i video in cui vi parlo di materiali su Arte per te, io non prendo un compenso perché non mi interessa guadagnare da questo, io ho un altro lavoro. Però vi propongo tutto quello che mi piace, che valuto un ottimo investimento per la creatività e qualcosa che sia per voi sempre diverso e inaspettato da proporvi. E anche un modo per farvi conoscere e riscoprire, magari in questo caso, dei materiali che sembravano relegati ad un'epoca passata ma che invece potrete vedere essere molto utili. Oggi parliamo appunto del DAS, ma non solo del DAS, una gamma di prodotti fatti dalla fila per la linea DAS che sono ottimi per sviluppare le capacità plastiche delle persone, dei bimbi ma anche degli adulti. Oggi vi proporrò un progetto leggermente più difficoltoso, anche se vedrete è semplicissimo da fare, basta prenderci la mano. Faremo insieme una bellissima acquasantiera. Ma prima vi farò vedere una carrellata di materiali per la creatività ideati da DAS che possono esservi utili per dirimervi meglio nella scelta dei materiali da acquistare. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamoci a sporcare le mani con il DAS e il suo inconfondibile profumo. Ed ecco i fantastici materiali inviatemi dalla fila per DAS. La linea DAS, il colosso della creatività per i bambini, diciamo così. E vediamo cosa c'è sul tavolo di Arte per te. Innanzitutto due spatoline bellissime, eccole qua. Ancora non le ho spacchettate perché le spacchetterò piano piano con voi facendo i tutorial. L'intramontabile, super imitato ma mai eguagliato Verniras della fila. Questo è il della DAS by fila. Questo è il lucidante per paste materiche più lucido e coriaceo che esista. Ne ho provati tantissimi e questo veramente lo conosco bene, perché ragazzi, chi non conosce DAS? L'ho usato per anni e anni prima di passare alla creatività in termini più professionali. L'immancabile nostro DAS in pasta bianca, quello classico per intenderci, stupendo, nel panetto da 500 grammi, è l'ancor più bello secondo me DAS finto cotto, questo così color ceramica, che è bellissimo e può dare degli effetti stupendi. Quindi avevo due panetti di bianco e uno di questo. Poi mi hanno mandato una confezione di modeling tools, per intenderci le formine, sono 12 formine con differenti forme. Noi in un prossimo tutorial useremo questi fiorellini piccolissimi e impazziremo con questi fiorellini piccolissimi, già vi avviso perché mi è venuta un'idea. E poi le cose che non avevo mai visto, vabbè, le mirette sono stupende. Sono appunto delle mirette in legno per modellare il DAS, ma sono ottime anche per l'argilla, per la ceramica, per l'argilla. E poi le cose che non avevo mai visto e che mi hanno fatto cadere la mascella, ragazzi miei. Allora, innanzitutto questi che sono i marmorizzanti per il DAS. In pratica sono delle paste come il DAS, indurenti per essiccazione all'aria, che mischiate con il panetto bianco o con il panetto cotto danno degli effetti marmorizzati. Intanto ve lo faccio vedere qua in confezione, visto? Si mischiano e danno l'effetto marmorizzazione, ma adesso lo facciamo insieme. Io ce l'ho nel colore rosso Verona,
verde serpentino, nero, poi giallo imperiale, marrone imperiale, e quello che useremo oggi è il fantastico blu sodalite, che mi sembra, voi sapete che io quando ho i colori davanti poi alla fine scelgo sempre il blu. Ma un'altra cosa che mi è piaciuto tantissimo nell'invio è questo, che è il mattarello. Ora, perché mi è piaciuto tantissimo? Innanzitutto perché è un mattarello professionale, è molto molto bello, e soprattutto perché è regolabile tramite tre spessorimetri. Cosa sono gli spessorimetri? Sono questi anelli che si mettono alla fine del nostro mattarello. Vi faccio vedere. Se io metto questo da 5 mm, da mezzo centimetro per intenderci, quando modellerò il mio DAS e lo passerò, avrà un unico spessore, perché toccando l'anello sul piano da lavoro automaticamente la sfoglia di DAS che mi verrà fuori sarà tutta dello stesso spessore. Questo cosa comporta? Un'asciugatura omogenea del DAS, una migliore resa del DAS, perché una cosa è stenderlo con un mattarello normale, una cosa è stenderlo con un mattarello plastico. Oggi cosa faremo? Oggi vi stupirò, faremo una bellissima, spero, acqua santiera marmorizzata in blu. Proteggo il mio piano da lavoro con una tovaglietta plastica in modo che i pezzi non rimangano appiccicati al tavolo. Dopodiché apro la vaschetta del marmorizzante, che come vedete ha anche la vaschetta contro l'essiccazione del pezzo, conserva fragranza del DAS, nel senso che se ci rimane, se ci avanza del prodotto, possiamo metterlo qua dentro e dovrebbe essere preservato dall'essiccazione. Qua dentro trovate anche le istruzioni per l'uso, ma è abbastanza intuitivo, con tantissime idee creative da poter realizzare. Prendiamo la nostra pasta modellante e veniamo invasi dal suo tipico odore, che per quanto mi riguarda mi riporta dritta dritta alla mia infanzia. Stacco un pezzo che voglio lavorare per primo e la rimanente parte la sigillo subito, perché il DAS ha di bello ma anche di brutto che essicca molto velocemente, e quindi dobbiamo proteggere quello che vogliamo rimanga fresco meglio possibile. Qui c'è la chiusura salva freschezza, ma io vi consiglio sempre di avvolgere la confezione con della carta cellophane per tenere il prodotto sempre sotto vuoto e sempre funzionale al 100%. Tolgo gli spessorimetri perché tanto voglio semplicemente dare un po' di ampiezza alla superficie del mio DAS. Apro il mio Idea Mix, ne stacco dei pezzettini che vado ad incuneare nella materia principe su cui lavorerò. Ok, penso che questo basti e avanzi. Anche questo lo la chiudo ben bene all'interno del suo vaschettina, della sua vaschettina. Dopodiché comincio a fare questo lavoro: stendere, piegare e stendere, piegare e stendere. E piano piano l'effetto di marmorizzazione dovrebbe venire fuori. Eccolo qua che si affaccia. Allora, io prenderò la miretta che mi hanno inviato e disegnerò quello che è il profilo della mia acqua santiera. Trovato quello che voglio essere, appunto, voglio che sia il profilo, con la miretta a coltellino elimino l'eccesso. Voilà! Arrivati a questo punto, prendo la pasta che avevo creato prima e comincio a creare una serie di ghirigori. Cosa faccio? Faccio delle palline così, che poi faccio delle palline da circa un centimetro e poi con l'ausilio delle mani le stondo, creando una sorta di goccia con una parte superiore più grossa e una parte inferiore che va via via
rimpicciolendo. E creo con questa una sorta di ghirigori che avvolgerò tutto attorno alla mia acquasantiera, così, appiccicando, usando anche la miretta, la parte inferiore in modo da farla ancorare ben bene alla base. Fatto ciò, adesso facciamo la parte a vaschetta che dovrà porsi proprio qui innanzi. Taglio la parte un po' in maniera curva, così, e tolgo l'eccesso e faccio una sorta di conchiglia, diciamo così. A questo punto con dell'acqua saldo bene la parte sommitale del das, così, in modo da non creare sfrangiature, venature che non mi piacciono. Benissimo. Chiudo anche la parte inferiore in maniera bella compatta, aiutandomi con la miretta. E poi con la miretta bagnata d'acqua do dei colpi un po' ad affossare a mo' di conchiglia, ok, questa parte qui. Prendo della carta forno e ricavo una piccolissima pallina che userò per far stare ben in forma il mio pezzo che adesso andrò ad apporre. Lo stacco dalla tovaglietta con delicatezza, ma neanche tanta, tutto sommato, e poi piano piano, aiutandomi con le dita, do un garbo un po' a conchiglia, così, vedete? Su e giù, su e giù. Potete aiutarvi anche con la miretta. Quindi appongo qui dentro la carta, che non deve essere tantissima, e invece bagno tutto il bordo dove so che deve stare aderita la mia conchiglietta, chiudo tutto il lavoro, faccio aderire e tolgo l'eccesso. E adesso sulla vaschettina, prima di lasciare asciugare, aggiungo un po' di foglioline che ho messo anche come abbellimento tra i ghirigori. Ok, abbellita tutta quanta, adesso la faccio asciugare e dopo ci vediamo per il trattamento finale. A dopo, buon riposo per una notte ad asciugare. Arrivati a questo punto, la nostra piccola acquasantiera è completamente asciutta. È il momento di verniciarla con il nostro Vernidas e renderla lucida. Prendiamo il Vernidas Glossy con effetto lucido. Versiamone un pochino all'interno di un piccolo contenitore, non esageriamo, verniciamo tutta la superficie della nostra acquasantiera. Il Vernidas darà proprio l'effetto vitreo alla superficie del das, quindi siate accurati nella stesura e non tralasciate nessuna zona. Ok,
Ok, arrivati a questo punto, lasciamo asciugare perfettamente il nostro piccolo vanufatto. Vi faccio vedere come è venuta bellina. Guardate che bello l'effetto marmorizzato. Qui nella parte piana ovviamente si vede di più ed è molto elegante. E sul retro, poi vi faccio una foto, si vede ancora meglio perché è venuto tutto un pochettino più disteso e anche più fitto, più azzurro. Il contrasto è molto molto netto, casomai ve lo metto tra le foto. Create quello che più vi piace e magari fatemelo vedere sulla mia pagina Facebook. Io spero che questa proposta, che potrebbe essere anche un pensiero molto bello per la festa della mamma, se la vostra mamma è romantica e piacciono queste cose, spero che questa proposta vi piaccia. Ho pensato a qualcosa di un po' più serio, tra virgolette, con un materiale che di solito viene associato soltanto ai bambini. Vi ho fatto vedere quindi come assolutamente non è così. Bene, adesso vi lascio le foto e poi tutti a scoprire le regole del giveaway per vincere i prodotti Fila DAS che ho da darvi, e quindi aspettate dopo le foto per sapere come fare per vincerli. A dopo! Visto che bella la nostra acquasantiera, non è un progetto ad adulti? Molto spesso ci viene voglia di creare, magari con l'argilla, magari con la ceramica, ma non abbiamo i forni per cuocerli. Vi ho fatto quindi vedere come è semplice creare con una pasta reputata idonea per i lavoretti dei bambini qualcosa che sia di più adulto. Vi rispondo prima che me lo chiediate voi. L'acquasantiera, per asciugare totalmente a temperatura ambiente, c'è stata 3 giorni perché era molto spessa. Io però a un certo punto ho accelerato con un altro pezzo che ho fatto e che non avete visto, ho accelerato l'asciugatura in forno mettendola a 40 gradi per 3 orette e si è asciugata perfettamente, quindi potete ovviare le alternative. Certo, se propendete per il forno, state innanzitutto molto attenti a non bruciarla, quindi non più di 40 gradi, e andate a controllare spesso, e secondo, poi dopo lasciate andare ancora un po' il forno, magari mettete dentro una leccarda del forno con dell'acqua in modo da creare del vapore e quindi ripulite tutto il forno, perché si impregna un po' dell'odore del DAS, sinceramente, anche se non è tossico, meglio evitare, no? Oppure la fate semplicemente quello che è giusto fare, lasciatela asciugare all'aria. Io avevo fretta perché dovevo concludere il video, diciamo così. E viva il DAS e grazie alla Fila per aver scelto Arte per Te per provare i loro prodotti. Io ne sono stata felicissima, veramente. Quando si ha un prodotto tanto tempo tra le mani e lo si vede, cioè, come un mito del settore delle paste modellabili, il DAS, sappiamo bene essere il numero uno, e quando poi ti contattano per dire vuoi provare un nostro prodotto, tu ti senti veramente onorata e anche orgogliosa del lavoro che fa, quindi sono felice di avervi fatto, di aver riscoperto insieme a voi il DAS. Ma siccome voglio che siate felici anche voi, ho deciso di dare parte del bottino di guerra della DAS a voi. Si apre quindi ufficialmente il giveaway, che avrà termine in questa data, lo vedete proprio aprirsi qua. Molti mi dicono, perché nel regolamento c'è scritto che dovete essere iscritti anche a Facebook, bene, se non siete iscritti a Facebook non importa, partecipate lo stesso. L'importante è che siate iscritti sui miei 3 canali YouTube, Ombretta, 2 cuori una cappa e naturalmente Arte per Te. I link li trovate qua sotto nel box informazioni, e naturalmente che rispettiate la data di consegna dei commenti, lasciate i commenti e magari ditemi quali sono i vostri ricordi creativi proprio con il DAS, se ci giocavate, se vi piaceva, se vi divertiva. Allora, fatemi sapere tutto. Quello che ho destinato a voi è ovviamente un panetto di DAS, il classico, l'intramontabile, l'inimitabile, 2 paste marmorizzanti, la verde e la giallo oro, queste qua, le spatoline per modellare il DAS. E poi della confezione di formine vi mando le formine più grosse, il fiorellino, la stellina, la luna e il cuoricino. Queste ve le mando proprio per i vostri piccolini. Grazie alla Fila per averci dato questa opportunità di sporcarci e divertirci ancora come quando eravamo piccini, e noi ci si incontra sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!